Buongiorno, la mattinata è appena iniziata, io sono già stanca. Sono dovuta andare alle poste e come al solito io odio andare alle poste perché c'è sempre un gran casino, gente spesso maleducata che ti passa avanti o ti spintona e non sempre le persone che sono allo sportello sono gentili, cioè fanno veramente passare la voglia di andare alle poste. Quindi io odio andare alle poste, però avevo degli ordini da spedire e quindi ci sono andata. Cioè, mi sento veramente provata da questi giorni, fisicamente e soprattutto mentalmente. Quindi, siccome non ho grandissime scadenze, non muore nessuno se mi prendo 2 ore della mattinata per stare tranquilla, anche potenzialmente non fare niente o leggere, comunque ritagliarmi del tempo per me stessa. Penso che sia importante saper dire stop, soprattutto quando si è troppo presi da un certo lavoro, perché io ad esempio con lo shop, con il canale, con tutte le cose a cui mi dedico, do sempre il 1000%, cioè do sempre tantissimo e questo porta a sfiancarmi. Cioè, per dirvi, io ieri sera ho ricevuto un ordine, che ne so, a mezzanotte e mezza, mi sono alzata per andare a farlo, poi mi sono fermata e mi sono detta: cavolo, ma non posso tutte le volte fare così. Cioè, capite anche voi che è sfiancante, dovrei darmi degli orari, mentre non lo faccio perché da una parte sono entusiasta per quello che sto facendo con lo shop, dall'altra ho paura di deludervi, quindi voglio sempre impegnarmi al massimo, e dall'altra lo vedo come un dovere, perché visto che non è un vero e proprio lavoro, cioè è quello con cui sto campando in questo momento, ma per tante persone non è considerato un vero lavoro perché non ho un contratto, non vado in un'azienda e così via. Quindi mi sento sempre in difetto rispetto alle altre persone, quindi sento di dovermi impegnare sempre di più. L'altro giorno ho finito di leggere La ragazza del convenience store e mi sono rivista un po' nel personaggio, cioè non tanto nel personaggio, ma nei discorsi che si facevano, perché la protagonista lavora nel combini da 18 anni e il lavoro a tempo, al lavoro part-time, a ore non è considerato un vero e proprio lavoro, è considerato un tappabuchi e un lavoro per studenti. Quindi viene sempre molto criticata per questo e anche per il fatto che non è sposata e non ha intenzione di farsi una famiglia. È brutto da dire, però è questa la concezione che ha la società d'oggi, che se non hai un certo tipo di lavoro, un certo tipo di contratto, allora non hai un vero lavoro. E secondo me è una mentalità sbagliatissima che mette un sacco di pressione alle persone e che crea anche delle false aspettative di vita. Però vabbè, e perché sono finita a parlare di queste cose troppo serie, vado a bermi il cappuccino. Eccoci qua, andiamo a leggere un po'. Questo è un giallo edito da Lindau, di una scrittrice molto famosa per quanto riguarda il crime degli anni 30. Io però non la conoscevo e questo libro dalla trama mi ha ricordato tantissimo il Natale di Poirot. Quindi mi sono sentita in un qualche modo collegata a questa autrice, alla storia, e ho deciso di provare a leggerlo. L'ho trovato usato a metà prezzo, quindi ho pagato 10 euro qualcosa. Questi invece sono i classici torroncini ungheresi. Questo è al cioccolato, questo è al marzapane, ce ne sono poi tantissimi sparsi sull'albero di Natale. Qua ce n'è uno con il caramello, che è il mio preferito. Anzi, non caramello, mu, ancora meglio. Credo poi di non aver fatto vedere bene nel dettaglio le decorazioni nuove che abbiamo comprato, perché è vero che c'è un funghetto qua, ma quello in realtà l'ho preso dai miei. Quelli che abbiamo comprato noi sono questi, fatti, sembra tipo a mano, comunque cuciti, che sono dell'IKEA, sono sempre dei funghetti e sono troppo adorabili. Ho provato ad acconciare i capelli in questo modo, facendo due trecce legandoli sopra. Non mi piaccio particolarmente con questa acconciatura, ma è molto molto comoda perché così non ho capelli in giro. A me dà fastidio quando sono in casa, anche se ho i capelli puliti, avere i capelli sciolti, perché ho uno l'impressione che si sporchino più facilmente e due mi danno fastidio, cioè se io devo pulire o cucinare mi danno fastidio. Vabbè, questa parte sto cucinando, ho intenzione di farvi vedere come faccio gli onigiri, visto che faccio gli onigiri circa 2 volte a settimana, una o 2 volte a settimana.
È una cosa molto semplice che però è allo stesso tempo gustosa e mi permette di mangiare un po' di più rispetto al solito perché il pranzo è il momento più critico della giornata per me. Quindi ho bisogno di qualcosa che sia buono, che mi faccia venire voglia di mangiare, se no tendo a mangiare sempre le stesse cose. Io adesso ho già messo su il riso, quello che ho fatto è stato lavare il riso, che è la cosa più importante in questo procedimento. Il riso che utilizzo io è quello originario, di solito utilizzo anche quello per sushi. Però è un po' caro, altrimenti io uso il riso che trovo in casa perché tanto l'importante è lavare prima il riso. Quindi metto un po' di acqua in una ciotola con il riso e lo smuovo, lo strizzo un po', butto l'acqua biancastra, diciamo, e poi rimetto dell'acqua pulita, giro e faccio così per almeno 3 o 4 volte. L'acqua non deve essere trasparente e limpida, però deve essere un po' pulita. Dopodiché metto il riso a bagno nell'acqua, utilizzo una parte di riso e una parte di acqua, quindi ad esempio un bicchiere di riso, un bicchiere d'acqua. Lo metto sul fornello a fuoco alto, chiudo con un coperchio e appena inizia a bollire l'acqua abbasso a fuoco minimo e lascio cucinare per 10 minuti, poi spengo e lascio riposare 10 minuti, sempre così chiuso con il coperchio. Io in realtà a volte, perché dipende molto su che fornello lo metto, quanto riso cuocio, quindi in genere passati 10 minuti scarsi vado a controllare che non si attacchi il riso. Così vedo anche se ha bisogno eventualmente di più acqua o se lo devo spegnere prima perché è già pronto. Quindi magari dateci un occhio, soprattutto le prime volte che lo fate. Appena è pronto, lo stendo su un piatto. Adesso comunque vi faccio vedere, tolgo il riso quindi dal pentolino, lo metto in un piatto perché così si raffredda più facilmente ed è più facile lavorarlo con le mani, se no ci si brucia. Non so che cosa sia successo con l'audio di questa clip, comunque ho rimosso il riso dal pentolino e lo sto stendendo su un piatto in uno strato sottile in modo che si raffreddi più velocemente. A questo punto mi bagno le mani con dell'acqua pulita, ovviamente. Io tengo sempre una ciotola a parte. Metto del sale sulle mani perché il riso non va salato quando lo si va a cuocere. E prendo un po' di riso, vedete che è già tutto bello appiccicaticcio. Ne prendo un po' e faccio questo movimento per creare dei triangolini. Ovviamente si possono fare anche delle palle, dei quadrati, insomma quello che volete, però ecco, la forma tipica dell'onigiri è quella a triangolo. Intanto che premete così, premete anche per far compattare bene il riso. Questo è il risultato, io poi prendo un'alga, o ad esempio questo rimasuglio qua, e glielo metto così. E boh. Il primo è andato. E se ci voglio mettere del ripieno, io adesso non ho della carne, però volendo si può mettere la carne, si può mettere il pesce. Comunque, basta mettere un po' di riso per fare il fondo. Poi si mette il ripieno. Io ad esempio ho delle alghe insaporite. Queste mi piacciono un sacco anche solo così, sono degli snack. Poi aggiungo del riso in modo da coprire e poi schiaccio e faccio la stessa cosa. Guardate che carino! A volte, se ho voglia, spennello gli onigiri, così nudi, non ci metto l'alga, li spennello con della salsa di soia e poi li metto in padella e li tengo boh, 1-2 minuti per lato, in modo che uno si scaldano se si sono raffreddati troppo e due sono un po' più insaporiti, fanno una leggera crosta. Questi sono ottimi da preparare anche il giorno prima, se avete poco tempo, tipo per farvi il pranzo. Quello che faccio io in genere è la volta che mi metto a farli, faccio tanto riso, non nel caso di oggi, perché ormai ho imparato le mie dosi, però soprattutto i primi tempi facevo più riso di quello che riuscivo a mangiare e quindi poi li mettevo in frigo e si mantengono per qualche giorno. Quindi se mi veniva un languorino o non avevo voglia di fare qualcosa da mangiare o semplicemente volevo mangiarmi qualcosa in più, tiravo fuori dal frigo
gli onigiri. Questo è il risultato finale con poco più di mezzo bicchiere di riso, mi sono venuti 4 onigiri, mi bastano per il mio pranzo. Oggi vado a Bologna alla presentazione di Tosca di Boschi di Teresa Radice e Stefano Turconi, fumetto che ho recuperato durante Lucca Comics e che mi è piaciuto tanto e quindi avevo piacere di incontrare anche dal vivo gli autori visto che saranno nei paraggi e visto che sono libera. Penso di non essere mai stata ad una loro presentazione, quindi sono curiosa di vederli dal vivo. Io li ho incontrati brevemente soltanto al Salone del Libro 2 anni fa, e occasione in cui mi sono fatta dedicare il Porto Proibito, e poi li ho intervistati in diretta Instagram, però non eravamo nello stesso luogo, loro erano a Milano, io a casa mia, quindi è stata un'emozione pazzesca per me, cioè ero molto tipo cioè davvero sto parlando con questi autori perché li apprezzo particolarmente, quindi per me è stata una grandissima emozione e sono quindi felice di poterli vedere finalmente dal vivo oggi. Certo, vabbè, poi è chiaro, non lo puoi fare, non puoi leggere. Ennesimo cambio d'abito, questo è il definitivo perché sono tornata a casa dall'evento e quindi non ho intenzione di smuovermi da qua. Comunque, scherzi a parte, è stato un incontro veramente molto molto divertente e interessante. Io sono uscita e mi facevano quasi male le guanciotte da quanto sorridevo perché sono simpaticissimi gli autori. Io poi adoro follemente Michele Foschini, mi diverto sempre un sacco agli incontri presentati da lui, quindi è stato molto bello, sia perché si è parlato di Tosca dei Boschi, ma anche di altre opere, come ad esempio Non stancarti di andare, dei progetti futuri dei due autori, e io sono tipo gasata a mille. Tra l'altro, subito dopo Natale, credo, uscirà su Topolino Orgoglio e Pregiudizio, scritto e disegnato dagli autori in chiave papera. E ogni tanto postano qualcosa su Instagram, qualche immagine, io sono lì. Quanto manca, non vedo l'ora. Sapete che ho adorato Orgoglio e Pregiudizio, quindi vederlo in versione Disney, non so. Sono troppo contenta. Ho anche incontrato mia sorella, giusto così, un po' brevemente. E anche la libreria in cui siamo stati era una libreria nuova. Nuova nel senso che non ci ero ancora mai stata. Ci sono veramente un sacco di librerie a Bologna. E prima o poi le girerò tutte di sto passo. Comunque niente, è stata una bella giornata, anche se adesso sono stanca morta. Quindi vado a riposare un po' dopo che avrò editato questo vlog. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!